Ciao e benvenuti sul mio canale. Questo video sarà l'insieme di due video. Continueremo con la serie Rispondo alle vostre domande, più andremo a fare un tutorial. Andremo quindi a vedere come eseguire l'aggiornamento del nostro software VLED in modalità OTA, quindi senza fili, per cui senza doverlo connettere all'USB del PC. Andremo inoltre a vedere tutte le impostazioni di sicurezza che il software VLED ci permette di impostare e utilizzare per difenderci da malintenzionati, e per finire andremo a vedere come effettuare il backup di tutte le nostre impostazioni e tutti i nostri preset. Per quest'ultimo capite bene che soprattutto per chi ha delle gestioni di tante strisce, quindi con molte impostazioni e molti preset, nel caso dovesse esserci una perdita di dati da parte del nostro SP32, averci tutto salvato e poterlo ricaricare in pochi minuti è effettivamente un grosso vantaggio. Bene, come sempre vi ricordo di iscrivervi al canale, lasciare un mi piace. Io vi saluto, vi auguro buona visione e ci vediamo al prossimo video. Ciao! Continuiamo quindi la serie Rispondo alle vostre domande. Nello specifico andiamo a vedere una domanda che mi è stata fatta nel video Impostazioni VLED per microfono INMP 441 con SP32. La domanda viene fatta da Giacomo, il quale dice: avrei anch'io una proposta, riesci a fare un video sull'aggiornamento VLED tramite la sezione OTA? Sì, sicuramente, e siccome l'argomento è molto interessante vorrei fare un tutorial su quella che è tutta la sezione sicurezza e aggiornamenti, nella quale poi è compreso anche l'aggiornamento OTA. Per fare questo ci andremo a collegare a un SP32 che ho collegato in wifi. Quindi io sono già connesso, andiamo nell'home page. Su questo SP32 ho installato il software VLED, non ho fatto nessuna personalizzazione, l'unica cosa che sono andato a fare appunto è configurare il server DNS per potermi poi andare a collegare in wifi. Quindi a questo punto andiamo a fare delle personalizzazioni come esempio, per cui andiamo in config LED preferences, scendiamo. Adesso qui andiamo a mettere, ma proprio a caso, una striscia lunga 300 sulle GPO2, ne aggiungiamo un'altra, la mettiamo lunga 300 sul 5, ne aggiungiamo un'altra, la mettiamo lunga 300 sul 24. Andiamo a creare un segmento per ogni striscia, questo per non doverli fare a mano, così facciamo prima. Back. Torniamo sulla home, abbiamo i nostri segmenti, andiamo quindi a creare anche dei preset a caso, quindi creiamo il primo, lo chiamiamo Pippo, gli associamo questo effetto, save, ne creiamo un altro, lo chiamiamo Pluto, un altro effetto a caso, save, creiamo l'ultimo, lo chiamiamo Paperino. Non sono sponsorizzato dalla Walt Disney, Associamo un altro effetto e facciamo save preset. Bene, quindi abbiamo creato quella che potrebbe essere una possibile vostra configurazione. Andiamo quindi su config security update e ci compare la famosa schermata che andremo a vedere oggi. Allora, volontariamente tralasciamo la prima parte di sicurezza e l'andremo a vedere dopo. Questo perché? Perché io ho installato apposta, per farvi vedere l'aggiornamento, una versione vecchia. Questa versione non ha tutti i settaggi che hanno le ultime aggiornate, per cui è inutile che vi spiego questa parte, l'andremo a vedere dopo aver fatto l'aggiornamento. Prima di procedere, diciamo che comunque VLED durante l'aggiornamento di default mantiene tutte le nostre impostazioni e tutti i nostri preset. È chiaro che può sempre succedere qualcosa, per cui onde evitare di perdere tutto quello che abbiamo fatto, andiamo a fare il backup sia dei preset che della configurazione.
Questo andrebbe fatto di norma, visto che comunque ci impiega un secondo e fa dei file piccolissimi, li potete tenere da una parte e quando succede qualcosa ce li avete sempre disponibili. Per cui procediamo subito, andiamo quindi a premere il tasto Backup Preset e Backup Configuration, andiamo nella cartella Download e come potete vedere il sistema ha scaricato due file JSON. Abbiamo appunto i preset e la configurazione. A questo punto, ora che ci siamo tutelati da qualsiasi errore, procediamo quindi ad aggiornare il nostro VLED all'ultima versione. Andiamo quindi su Manual OTA Update. Qui ci fa vedere la versione attualmente installata, che è la 0.13.1, e l'ultima versione. Cliccando qua ci porta direttamente sul sito GitHub, scorriamo e qua troviamo tutte le versioni disponibili. Premiamo su Mostra tutte 16. Qui come vedete abbiamo la versione 0.14.1 per il nostro SP32 Audio Reactive e quella normale. Nel mio caso io ho caricato quella normale, per cui mi vado a scaricare questo file. Ci clicco su e sempre nella cartella Download compare il file scaricato VLED 0.14.1 SP32. A questo punto torniamo sulla pagina del nostro VLED. Andiamo a scegliere il file appena scaricato, quindi facciamo apri e facciamo update. Ora dobbiamo attendere qualche minuto perché una volta installato il software il nostro SP32 dovrà scollegarsi, riavviarsi e connettersi di nuovo. Quindi attendiamo. Ok. Sistema riavviato, andiamo a verificare che effettivamente l'ultima versione sia stata installata. Premendo su Info vi mostra tutte le caratteristiche. Vedete che la versione attualmente in uso è la 0.14.1. Chiudiamo e come vi dicevo non ci sono stati errori, per cui vi ha tenuto tutti i segmenti, tutti i preset e tutte le impostazioni. Bene, torniamo ora quindi alla nostra pagina di Security Update e ora che abbiamo l'ultima versione aggiornata andiamo a vedere la parte sicurezza. Allora, partiamo dall'alto. Possiamo in questo caso settare un PIN per accedere alla pagina. Quindi tutte le volte che qualcuno cerca di accedere a questa pagina deve per forza digitare il PIN. Lo andiamo a inserire. Qua possiamo disabilitare la possibilità di andare a fare gli aggiornamenti OTA. Io vi consiglio appunto di disabilitarlo perché lo andrete ad attivare solo quando ne avete bisogno. La possibilità di spuntarlo o meno la potete proteggere con una password, cosa che vi consiglio vivamente di fare. Quindi l'andiamo a inserire. Come ultima cosa, per maggior sicurezza, andiamo a togliere anche la possibilità di fare aggiornamenti OTA tramite Arduino, per cui andiamo a togliere anche questa spunta. Questi cambiamenti diventeranno effettivi solamente nel momento in cui riavvierete il sistema. Per il resto lasciate tutto così com'è. Attenzione quando andate a fare il factory reset, quindi il ripristino ai dati di fabbrica, perché automaticamente vi resetta tutto il software VLED, per cui perde anche la connessione al wifi e se avete l'SP32 in un posto scomodo dovete andarvelo a riprendere e collegarlo tramite PC, perché non c'è altro modo per potervi riaccedere. Per cui questo fatelo proprio quando è strettamente indispensabile. Bene, premiamo su Save. Ora queste modifiche che abbiamo applicato diventeranno effettive solo nel momento in cui andremo a riavviare il nostro SP32. Quindi andiamo su Info, Reboot VLED, Confirm Reboot. Bene, a questo punto se io provo ad accedere alla pagina Security Update non me lo fa fare e mi chiede appunto di inserire il PIN. Quindi vado a inserirlo.
Stessa cosa per l'aggiornamento OTA. Se volessi andarlo a fare, vado su Manual OTA Update e come vedete mi dice Please unlock OTA in Security Setting. Quindi torno indietro. Attenzione a una cosa, se qui lo sbloccate solo togliendo la spunta e fate Save, automaticamente lui ve la va a rimettere. Per sbloccarlo dovete togliere la spunta e inserire la password che avete impostato. Dopodiché andiamo a fare Save, rientriamo e adesso ci permette di fare gli aggiornamenti OTA. Comunque, come vi dicevo, quando non avete bisogno, voi bloccatelo e siete tranquilli. Premiamo su Save, andiamo a verificare ed è di nuovo bloccato. Bene, ora voi vi chiederete, ma perché tutta questa serie di protezioni? Da cosa dobbiamo proteggerci? Allora, tenete presente che il software VLED non cripta i dati, per cui la password Wi-Fi che andate a inserire per connettervi alla vostra rete resta nella apron dell'SP32 in chiaro. Se un malintenzionato dovesse riuscire ad accedere alla pagina web da cui comandate il vostro SP32 e riuscisse ad accedere a questa pagina, potrebbe caricare un firmware sul vostro SP32 che va a leggere la password di rete e gliela trasmette. In questo modo lui riuscirebbe a prendere il controllo di tutta la vostra rete. Tramite queste sicurezze che andiamo a inserire, non vi dico che sarà impossibile, ma sicuramente gli renderete la vita molto 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 difficile. L'ultima cosa che ci resta da andare a vedere è come ripristinare i nostri settaggi e le nostre impostazioni nel caso dovessimo perdere tutto. Quindi per fare questo io andrò a simulare un errore con il factory reset, per cui resetterò tutto, mi perderà tutto quello che è l'attuale configurazione e tutto quello che ho impostato. Per cui premo su Save. Mi dice tutti i settaggi sono stati cancellati. Come vi dicevo prima, ha perso anche la connessione Wi-Fi, per cui devo fisicamente prendere l'SP32 e collegarlo al PC. Quindi in questo caso cosa devo andare a fare? Mi reco sul sito install.vled e vado a simulare una nuova installazione. Per cui seleziono Plain Install, seleziono la porta del mio SP32. Qua tra le varie opzioni ho aggiorna VLED e connetti al Wi-Fi. Seleziono questa. A questo punto vado a inserire la password del mio Wi-Fi. Premo su Connect. Vado su Visit Device. E come potete vedere, tutte le impostazioni che avevo messo sono sparite. Andiamo a verificare anche il LED Preferences. E anche qui tutte le varie strisce che avevamo impostato si sono cancellate. Torniamo sulla home. A questo punto possiamo anche sconnettere il nostro SP32 dal PC perché ormai viene gestito in Wi-Fi. Dopodiché torniamo nella sezione Security Update. Come vedete non c'è neanche più il PIN, non c'è più niente perché è stato tutto resettato. Andiamo su Ripristina Preset. Scegli file, quindi vado a scegliere il file dei preset che avevo scaricato prima quando ho fatto il backup, apri, upload, file uploaded. Stessa cosa la andiamo a fare con la configurazione, per cui scegli il file è il CFG, apri, upload. Anche questo è venuto con successo. Premiamo su save, back. E come vedete ci ritroviamo i nostri segmenti e i nostri preset. Andiamo a vedere in config, LED preferences e abbiamo le nostre strisce. Quindi praticamente abbiamo ripristinato il tutto alla situazione iniziale. Io vi consiglio sempre di farlo, quindi fate sempre i backup non solo quando dovete fare gli aggiornamenti, ma quando voi avete impostato la vostra configurazione, fate il backup, ve lo salvate, qualsiasi cosa succede, in 30 secondi avete ripristinato tutto.
Bene, il video finisce qua, direi che su questa sezione abbiamo approfondito tutto. Per eventuali dubbi o domande, come sempre, scrivetelo nei commenti. Se il video vi è piaciuto, lasciate un like e iscrivetevi al canale. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!